Pronti? Sì. Pronto? Via. Abbiamo finora seguito il viaggio di Magellano e Pigafetta da Siviglia attraverso gli oceani Atlantico e Pacifico fino alla riva a Samar, un'isola dell'arcipelago delle Filippine. Un anno e 3 mesi di navigazione sono passati dall'agosto del 1519 al marzo del 1521. Sono riusciti a trovare il passaggio dall'Atlantico al Pacifico e Antonio Pigafetta ha descritto luoghi e popolazioni incontrate, soffermandosi con particolare avutezza sui loro costumi, tradizioni e credenze, dall'America del Sud alle Filippine. Ora sono rimasti con solo 3 navi e poco più di 100 uomini, meno metà di quelli che erano partiti. Hanno raggiunto le Filippine navigando verso occidente anziché oriente e pensando alle conoscenze nautiche e geografiche del tempo e ai mezzi di navigazione, l'impresa di Magellano ci appare sempre più eccezionale. Nel collegio vi sono altri ragazzi oltre a noi e ai marinai. Noi però sempre qui a inseguire Magellano e Pigafetta. Loro invece, seguendo i corsi velici, sono sempre in movimento. Non è che vadano tanto lontano, ma almeno l'ebbrezza di guidare una barca la provano. A noi invece non resta che tornarcene nello studio per la solita fatica quotidiana. Guardate che il collegamento è pronto, quindi adesso potremo fare quelle domande che voi volevate fare all'ammiraglio che è imbarcato sulla Palinuro in crociera con i ragazzi dell'istituto navale, di questo istituto. Potrei cominciare io? Certo. Senta, comandante, quali strumenti aveva a disposizione Magellano a quel tempo? Ma è difficile dirlo, ma io penso aveva già la bussola, che fra l'altro è stata scoperta da un amalfitano, o meglio è stata applicata alla navigazione una bussola che i cinesi usavano, si dice, per traversare, usavano nelle carovane per traversare i grandi deserti, il deserto di Gobi in particolare. L'ha applicata alla navigazione, quindi aveva la bussola, aveva delle carte che non erano carte, estremamente imprecise, aveva così più che altro delle descrizioni di coste. Avevano già una forma di navigazione astronomica che praticamente era il lottante, che era l'antenato del sestante, che consentiva di prendere l'altezza della polare. Scusi ammiraglio, ma la stella polare nell'emisfero meridionale Magellano non la poteva vedere. Si riferivano ad altre stelle, la conoscenza della cosmografica era piuttosto sviluppata perché gli arabi erano i grandi astronomi. Infatti i nomi delle stelle sono nomi arabi: Mizar, Benetnash, Betelgeuse, sono nomi arabi. Scusi ammiraglio, i rischi che può incontrare oggi una barca a vela sono gli stessi del tempo di Magellano? No, sono infinitamente inferiori. Il tasso di rischio che ha affrontato Colombo attraversando l'Atlantico, che può aver rischiato un caboto cercando il passaggio a nord-ovest,
o scoprendo Terranova, era, oserei dire, addirittura superiore a quello che hanno affrontato gli astronauti andando sulla Luna. Non c'erano carte, c'erano credenze di mostri, c'era lo scorbuto a bordo. Ammiraglio, ma che senso ha istruire oggi i marinai alla navigazione a vela? Io credo che anche in un'era tecnologica, anche quando avremo mezzi ancora più sofisticati di oggi, penso che per un marinaio, per una marina, gli elementi rimarranno sempre importanti. Gli elementi e la fatica umana, la fatica del marinaio. E una nave a vela è proprio il luogo, il posto, il sistema dove elementi e fatica umana sono determinanti, perché si cammina col vento e con la fatica dell'uomo. Inoltre dà una conoscenza degli elementi più diretta, più precisa. Dà anche la possibilità di amare un aspetto della vita del mare che è fondamentale. La vela è romantica, nella vela c'è tutta la storia di una marina. Tutte le marine hanno un passato alla vela ed è il passato più prezioso, più eroico, più bello. Ammiraglio, ci può descrivere la Palinuro? Ah, questo è una nave a vela, è un brigantino goletta a palo, cioè ha un albero di trinchetto a vele quadre, un albero di maestra con randa e un albero di mezzana con randa. Siamo quasi in bonaccia, insomma. Il più grosso nemico dei naviganti alla vela. Fu una delle tragedie di Magellano. È una nave, questa, che fu costruita dai francesi e faceva da nave appoggio ai pescherecci dei banchi di Terranova, quelli di capitani coraggiosi. E poi fu acquistata nel dopoguerra dalla Marina Militare, che la trasformò a nave scuola. E devo dire che come nave scuola è una nave scuola efficiente, ancora efficace. Sempre naturalmente se si considera, come tutte le marine fanno, una croce essenziale per dare una base etica, oltre che professionale, a coloro che si accingono a fare gli ufficiali o i sottufficiali di marina. Infatti questa nave è impiegata come nave scuola in permanenza dalle scuole sottufficiali Nocchieri della Maddalena. Quest'anno fa anche la crociera estiva per gli allievi del Collegio Navale Morosini, di cui io sono il comandante. Dopo l'incontro amichevole con le popolazioni di Samar e di Umunu, è lo stesso re di Umunu, Colambu, ad accompagnarli fino all'isola di Sebu per rifornire le navi e trovare nuove informazioni sulle isole Molucche, le isole delle spezie. Scendendo verso sud vanno in due porti dell'isola di Mindanao e poi raggiungono l'isola di Sebu. Ovunque sono accolti amichevolmente, anche se Magellano, per intimidire e incutere rispetto, ogni volta fa descaricare le artiglierie a salve. Ecco, essi sono qui, a Sebu, in questo arcipelago. Tante isole e tante tribù, ognuna delle quali ha a capo un re. Hai ragione. Ricordate, avevano incontrato Re Calambu, il buon Re Calambu che li porta proprio a Sebu. Ecco, qui vediamo Sebu, questa fotografia di Sebu così com'è oggi. Mentre là c'è l'illustrazione che ci ha fatto il Pigafetta. Ce la vuoi indicare, Stefano, per piacere? Ecco, Zubu. Sì, è Zubu, ma per noi è Sebu. Dicevamo, Re Calambu ha portato Magellano e i suoi a Sebu. L'incontro con Re Humabon, che è un re potente, è un incontro un po' freddo, perché il re chiede subito il pagamento di un tributo. Ma sentite qual è la risposta che dà Enrico a questo re. Lo interprete gli disse come il suo signore
per essere capitano di tanto gran re, non pagava tributo ad alcuno signore del mondo. E se voleva pace, pace averebbe. E se voleva guerra, guerra. Humabon accetta la pace senza tributo, perché ha paura delle armi di fuoco di Magellano. Beh, a me fanno un po' pena questi indigeni che fuggono terrorizzati anche quando si spara a salve. Hai ragione, ma Susanna, non è soltanto per paura delle armi da fuoco che Humabon cerca l'accordo con gli spagnoli. Humabon è un re accorto e fiuta subito l'affare, il buon affare che può concludere barattando le spezie. Anzi, addirittura si converte alla fede di Cristo e si fa battezzare insieme alla sua famiglia e a tutto il suo popolo. Pensa infine di poter utilizzare Magellano e le sue potenti armi per combattere i propri nemici. Allora è proprio qui che saltano fuori Re Lapu-Lapu e l'isola di Mactan? Sì, proprio qui. E ricordiamoci questi due nomi, Re Lapu-Lapu e l'isola di Mactan. Ecco, l'isola di Mactan possiamo vederla qui, in questa fotografia presa dall'alto. Vedete? Mactan non è che un isolotto, ma più che un'isola è un'appendice dell'isola di Cebu, così come Lido lo è rispetto a Venezia. Per aiutare Humabon contro Re Lapu-Lapu, Magellano sbarca il 27 aprile 1521 su di una spiaggia dell'isola di Mactan. È una spiaggia forse come questa, tante spiagge hanno il loro bagnasciuga. E adesso rivivremo questo momento tramite il diario di Pigafetta che sarà letto e anche l'animazione che ci hanno preparato i nostri ragazzi sulla spiaggia. A mezzanotte se partissero 60 uomini armati da corsaletti e celate e dopo 3 ore arrivassimo a Mactan. Lo pregassimo molto non volesse venire, ma non volse abbandonare lo suo gregge. Fatto sta che Magellano andò. Venuto lo giorno, saltassimo nell'acqua fino alle cosce 49 uomini. 11 armati restarono a guardia dei battelli. I ribelli ci aspettavano divisi in 3 squadre da circa 500 uomini ciascuna. Erano 1500 e loro soltanto 60. Noi sparammo tanti colpi, essi avanzavano e non stavano mai fermi e saltavano qua e là protetti da scudi, tiravano frecce di canna e di ferro. Questi conoscesse Voltorno sopra di lui, ma lui, come buon cavaliero, sempre stava forte. Uno indio gli lanciò una lanza de cana nel viso, lui subito con la sua lancia lo ammazzò. Volendo dar di mano alla spada, non poté cavarla se non mezza per una ferita di canna che aveva nel braccio. Subito gli furono addosso con lance de ferro e de canna e con quelli sui terciati, finché lo specchio, il conforto e la vera guida nostra ammazzorono. A Mactan, accanto all'antica lapide che ricorda l'impresa di Magellano, è stata posta un'altra lapide. Ecco nel testo. Lapu-Lapu, qui il 27 aprile 1521, respinse gli invasori spagnoli, uccidendo il loro capo Ferdinando Magellano.
L'Apulapu rimane il primo filippino che si oppose all'aggressione europea. Ecco ragazzi, come vedete oggi siamo collegati con Giorgio Moser, che è il regista di quel filmato sulla rotta di Magellano che voi avete visto. Ecco, in riferimento anche a quel filmato possiamo farle delle domande, no? Lei termina il suo film con la morte di Magellano. Perché? Beh, perché anche narrativamente il fatto drammatico era quella morte che poi avete visto a Mactan in quel modo anche abbastanza così banale, dico, morire su degli scogli perché l'armatura troppo pesante non gli impediva di camminare, di scappare o di difendersi. È una morte molto drammatica, banalmente drammatica per un uomo che aveva fatto una grande cosa in fondo, e devo dire che si può paragonare in qualche modo anche alla morte di Pigafetta in un certo senso. Cioè Pigafetta, anche lui non si sa nemmeno dove è morto, credo, non si sa nemmeno quando e dove è morto, quindi questo cronista, questo narratore, questo scrittore che aveva fatto questo primo grande diario della storia, che è passato nei secoli, del quale ancora oggi stiamo discutendo, leggendo, cioè, non si sa com'è finito, insomma. Quindi la morte di Magellano per me rappresentava proprio la conclusione di questo drammatica, di questo meraviglioso viaggio, di questa avventura umana, oltre che di esplorazione geografica, di scoperta, eccetera. Ho notato che la figura del Pigafetta non è messa in rilievo, ma il mistero di questo personaggio non le è sembrato interessante? Perché non abbiamo dato il rilievo che i nostri amici dicono? Prima di tutto perché abbiamo fatto un film su Magellano. Dando troppo rilievo a Pigafetta veniva un po' di meno il personaggio di Magellano. Sì, effettivamente, noi il nostro racconto era impostato su questa grande avventura e sul dramma psicologico di questo uomo che aveva tradito, che aveva dei suoi complessi particolari, che aveva tradito il suo re, che è la sua patria, eccetera. Come sapete aveva tradito il re del Portogallo per andare col re di Spagna, sovvenzionava per fare questo viaggio. E quindi il rilievo che noi potevamo dare a Pigafetta era relativo, cioè era solo di supporto e era soprattutto di documentazione. Lui era il testimone oculare del dramma di questo suo padrone, di questo Magellano, che lo aveva preso al suo servizio, era stato raccomandato da un monsignore del Vaticano, mi pare c'era un sacerdote che lo aveva mandato da Magellano e l'aveva preso a ben volere. E dirò che nel diario, secondo me, si sente anche proprio un amore di Pigafetta per Magellano, cioè una devozione profonda. Le spezie, da latino species, cioè mercanzia. Nel 1500, nella sola Firenze, si commerciavano ben 288 qualità di spezie. Tanti erano i tipi di mercanzia provenienti dall'Oriente, attraverso le vie delle spezie. E non soltanto di aromi adatti a saporire le carni e a conservarli, da qui la loro importanza, ma vi erano pure compresi i profumi, le droghe e le erbe più strane. Oggi molte spezie si possono coltivare anche da noi e si trovano nei mercati e il loro prezzo non è certo proibitivo come lo era allora. Un chilogrammo di spezie valeva un chilogrammo d'oro. Fino agli inizi del 1500 il Mediterraneo, e Venezia in particolare, erano il punto di arrivo dei traffici con l'Oriente attraverso i deserti arabi. Con le nuove scoperte geografiche, Venezia ed il Mediterraneo sono tagliati fuori, tant'è vero che la Repubblica Veneta, già agli inizi del 1500, aveva pensato ad aprirsi una sua strada, progettando il taglio dell'Istmo di Suez. Ma sulle spezie eccomi una nostra intervista. Ma Magellano non cercava la via delle spezie? Sì, in realtà Magellano cercava la via delle spezie. E ti dirò che cercava una via che aveva perlomeno 2000 anni, perché le spezie, per il loro valore medicamentoso, il valore aromatico e poi un valore che non si sapeva qual era, sono sempre state richieste fin dagli Egizi. Esisteva addirittura una via delle spezie che aveva due parti, una via marina che andava dall'India, da Ceylon, toccato da Magellano, all'Hadramaut in Arabia, ed una via terrestre,
La via terrestre arrivava fino a Petra, l'antica città dei Nabatei. E queste carovane di spezie che raccoglievano quello che era stato portato dalle navi, la noce vomica, il chiodo di garofano, il benzoino, l'incenso, venivano ammassate in piccoli porti, caricate sui cammelli e portate attraverso la rabbia. Naturalmente queste spezie costavano delle cose incredibili, perché a ogni tappa si pagava il 25%, però la spezia più richiesta era l'incenso, perché consentiva di portare visivamente le preghiere agli dei. Si vedeva questa nube profumata, quindi era richiesto da Roma, dai Fenici, dagli Egizi. Gli Egizi a loro volta avevano una loro via delle spezie, che partendo dalla Somalia, da Zeila in Somalia, dove attraccavano navi che venivano dall'India e poi venivano prodotti degli incensi, costeggiava il Mar Rosso con una via che si chiama Via dei Tolomei delle Spezie. Quindi Magellano non faceva che ripercorrere una via commerciale antichissima, che direi che è una delle vie commerciali più antiche del mondo. Le spezie erano una cosa estremamente richiesta anche dal punto di vista medico, tant'è vero che il farmacista si chiamava Speziale, Spiziera Venezia, perché le spezie avevano un valore magico, un valore medicamentoso, e venivano poi molto usate in cucina. Tutta la cucina del tempo di Magellano è una cucina completamente carica di spezie, che naturalmente producevano gastriti, malattie intestinali. Ma io non capisco tutta l'importanza delle spezie a quel tempo. Oggi si può vivere benissimo senza aggiungere i chiodi di garofano al vin brûlé, oppure rinunciare al risotto allo zafferano. Se ti sentono i milanesi. O ancora rinunciare al pepe nero sulla carne. E forse i dolci sono molto più buoni senza la cannella. Beh, questo lo dici tu. Comunque, qui hai la possibilità di osservare le spezie che noi abbiamo trovato. Per esempio il pepe nero. Qui ci sono due tipi di zenzero, la cannella e la noce moscata. Qui ce ne sono delle altre, ma molte altre ancora noi non siamo riusciti a trovare. E allora, per soddisfare a fondo la tua curiosità, domani mattina Valeria, insieme a Franco e Stella, andranno alla biblioteca marciana per quel lavoro che sapete. Cosa vanno a fare alla marciana, Franco e Stella? Beh, tu sei curiosa. Deve essere una sorpresa per tutti. Beh, qui materiale ce n'è, eh? Libri ce ne sono, possiamo trovare, penso, quello che cerchiamo. Proviamo questo. Opera nova intitolata Edificio de Recette, nella quale si contengono tre utilissime ricette. Ricetta, anzi. Sì, eh? Insomma. No, cambiamo. Beh, cosa volete intanto, carne o pesce? Carne. E vediamo, Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di Papa Pio V. Ma non è cucina veneziana. Beh, no, non è cucina veneziana, ma voi volete anche carne, no? Sì. Beh, cucina veneziana è pesce soprattutto, quindi ci dobbiamo allargare come campo di ricerca. La cucina italiana del tempo, beh, no? Allora vediamo, sfogliamo cosa si riesce a... primo servizio di credenza, secondo servizio di cucina. Capponi giovani alessati con due salami spaccati, serviti caldi, con essi salami, e petrosemolo sopra. Petrosemolo, che cos'è? Prezzemolo dovrebbe essere. Io penso anch'io. Retorte di pasta sfogliata. Ma noi ci occorre spezia. Beh, le troviamo le spezie, vediamo un po'. Fricassea di due petti di capretto con uova, servita con zucchero e cannella sopra. Cannella, siamo a posto, no? Sì. Thank you.
carnevale. Le ricette che abbiamo trovato alla Marciana le abbiamo trasformate in un pranzo rinascimentale, così come in Rirsi, e tutto accompagnato da musica dell'epoca. Ma sentite il menù. Primo servizio di cucina. Bene. Pasticcio di vitella con maccheroni. Ah, sì, sarebbe uno sfornato di maccheroni fatti in casa. Colorato con abbondante zafferano e riempito con carne di vitella da latte. Tagliata a listarelle. Guardate che però questa è... Ombrina intera e stufata ai profumi del vecchio Oriente. Sarebbe una salsa alle mandorle. Così non si può andare avanti. Sì. Verzi bianchi e rossi e insalata di lattuga. Ah, cioè, sarebbe un tagliato, un julienne facendo nei piatti a cupola. Finocchi e rapanelli. Meloni ed angurie interi e fatta fette con cacio toscano. Che gusti. Mandorle fresche aperte e messe in piatto. Beh, non c'è niente da ridere, guardate che a quel tempo erano squisitezze. Del resto era molto bello vedere questi meloni e queste angurie intere che venivano portate a tavola su dei grandissimi vassoi. Era come uno spettacolo, era molto molto bello. Sì. Spiedo di colombe e pollastrelli di primo canto. Che sarebbero una guarnizione di pomodori e d'olive di Genova. Secondo servito di cucina, capponi lessati ed assaporiti con finocchi e cipolline, formato di riso profumato e garofano, al garofano e uva alla grappa, lingua di bue salata, lingua semistrata cotta, tagliata e servita con salsa di vino rosso, pure ai spinaci, prosciutto cotto al forno con vino, zenzero, cannella. Andrea, a te non piace la cannella? Pepe, noce moscata, chiodi di garofano, finocchio. Teste piccole di vitella, alessate in bianco, con fiori di borragine, cetriolini freschi e salsa menta. Alla menta? Buonissima la menta, una squisitezza. Finalmente, frittello alla veneziana più sogliatella alla crema più frittello alla cannella e zafferano. Infine, trofeo di frutta. Che buono! Scusi, ma quanto pepe c'è qui dentro? Dimmi. Non è che ci buciamo tutti? No, stai tranquillo. Qua ci sono le spezie di tutti i colori, fanno piuttosto bene, non fanno male. Come c'è dappertutto, come vedi, qua sono erbe che abbiamo avuto tanta difficoltà a trovare. Ci sono le salse, comunque fa tutto bene. Stai tranquillo, non fa male, non bruciate nessuno. Vedrai poi quando mangerai che va tutto a posto. Come vedi ci sono i pollastrelli, ci sono gli sformati, c'è di tutto. Poi dopo mangerai e mi saprai dire. Abbiamo messo al centro del tavolo il cavalier Antonio Pigafetta, perché ora, morto Magellano, non è più il suo segretario e anche se non lo dice esplicitamente, ora sembra conti qualcosa, come se fosse diventato uno dei membri di un comando a più voci, poiché non vi era alcuno tra i capitani che da solo potesse prendere il posto di Magellano. E il Pigafetta, nel suo diario, non parla più al singolare, ma al plurale. Thank you.